Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute a questo incontro del Festival della Statistica dedicato al tema della sostenibilità. La sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma è anche economica, sociale, istituzionale, come chiaramente indicato dall'Agenda 2030 firmata da tutti i paesi del mondo all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015. Proprio per sostenere l'attuazione e la verifica degli impegni dei governi per l'attuazione dell'Agenda 2030, la Statistica Internazionale ha avviato un programma straordinariamente importante e complesso per riuscire a misurare non tanto i 17 obiettivi dell'Agenda, ma i 169 target in cui questi obiettivi sono articolati, e misurarlo per tutti i paesi del mondo. Potete immaginare la sfida nel misurare fenomeni come non solo la povertà, ma anche la sostenibilità ambientale, dunque il consumo di suolo, il consumo di materia, la quantità di emissioni e poi le disuguaglianze non solo di ricchezza e di reddito, ma anche le disuguaglianze di genere, le disuguaglianze territoriali. Poi ci sono dei temi all'interno dell'agenda molto nuovi, pensate al tema della pace o dell'efficienza delle istituzioni. In più, tutti questi elementi sono in qualche modo interrelati tra di loro, perché la sostenibilità viene definita come la sostenibilità di un modello di sviluppo e come viene definita come quello sviluppo che consente alle generazioni attuali di soddisfare i bisogni che hanno senza pregiudicare il fatto che le generazioni successive possano fare altrettanto. E ciò che lega la generazione attuale con le generazioni successive è il capitale, ma non solo il capitale economico che siamo abituati a misurare, ma anche il capitale naturale, il capitale umano, cioè le persone, ciò che le persone sanno, e il capitale sociale, cioè le interazioni. Sono circa 20 anni che personalmente, iniziando da quando ero all'OCSE, abbiamo provato a misurare la sostenibilità. E la statistica ufficiale, purtroppo me lo ricordo bene, inizialmente ha resistito a questo tipo di approccio. Ricordo una discussione all'interno della conferenza europea degli statistici presso l'ONU di Ginevra, in cui si proponemmo come OCSE, come Eurostat, di creare una task force sulla misura della sostenibilità e i rappresentanti di alcuni istituti di statistica dissero di no, in base a due ragioni. Primo, che questo tema sviluppo sostenibile era una parola di moda e che sarebbe passata presto. Secondo, perché comunque sia, se anche non fosse passata, non era un compito della statistica ufficiale misurare questi aspetti. Vi parlo del 2005. E purtroppo questo ha ritardato di alcuni anni l'impegno della statistica ufficiale, che poi, con il varo dell'Agenda 2030, invece ha avuto un impulso straordinariamente importante. Questo vale naturalmente anche a livello europeo e varrà ancora di più, visto che l'Unione Europea ha deciso di usare l'Agenda 2030 come architrave di tutte le sue politiche. Ma proprio nelle ultime settimane, con l'accordo dei capi di Stato e di Governo di luglio di quest'anno, i paesi ora devono non solo fare dei piani per la ripresa, ma anche per la resilienza. E qui si apre tutto un nuovo fronte di misurazione della vulnerabilità e della resilienza, su cui ci sono interessanti sviluppi per lavori che abbiamo fatto al Joint Research Center della Commissione Europea negli ultimi anni. L'Istat ha fatto sforzi straordinari e veramente molto molto impegnativi, ma da accogliere molto favorevolmente, per elaborare degli indicatori che possano misurare le diverse dimensioni dell'Agenda 2030, scendendo anche a livello territoriale molto spinto. Ascolteremo da Ludovico Bracci oggi, direttore del Dipartimento della Direzione per la Contabilità Nazionale dell'Istat, cosa gli statistici, al di là di quello che
che hanno fatto, in particolare i contabili nazionali, stanno immaginando per migliorare il sistema dei conti nazionali, coprendo anche altre dimensioni più ambientali, più sociali e così via. Ma non è solo l'Istat a impegnarsi in questa direzione, anche altri enti di ricerca, in particolare l'ISPRA. Oggi ascolteremo dal presidente Stefano Laporta quanto l'ISPRA, proprio come istituzione a cui è demandata la misurazione di elementi cruciali per la sostenibilità, dalla qualità dell'aria alla qualità del capitale naturale e così via, si stia impegnando in questa direzione, con una sottolineatura che vorrei fare, che mi sembra importante, torneremo nel corso del dibattito su questo tema: la tempestività dei dati. L'ISPRA, tra l'altro, produce una stima delle emissioni di CO2, di gas climalteranti, con una frequenza molto superiore a quella che veniva seguita anni fa. E questo contribuisce a cambiare anche il dibattito politico. Non basta naturalmente quello che si sta facendo, abbiamo bisogno di fare di più e gli statistici, i metodologi sono fortemente impegnati in questa direzione. La professoressa Daniela Cocchi dell'Università di Bologna ci aiuterà a capire questo sviluppo, questi nuovi approcci metodologici, non solo perché lei ha una lunghissima esperienza nel campo delle statistiche ambientali in particolare, ma perché ha collaborato a tanti progetti di ricerca anche a livello europeo, proprio orientati a sostenere la produzione di dati statistici, sia a livello nazionale che sovranazionale, ma anche a livello territoriale, che possano aiutare a misurare le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile. Io ho terminato la mia introduzione e invito dunque Ludovico Bracci a svolgere il suo primo intervento e cercheremo di dare molto movimento al nostro dibattito perché sappiamo che a distanza è meglio evitare prolusioni lunghe quanto piuttosto favorire l'interazione. Ludovico, a te la parola. Grazie Enrico e buongiorno a tutti. Come giustamente hai ricordato tu, l'Istat è molto impegnato nella produzione di indicatori SDG per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030. Però tu hai ricordato qui un punto molto importante, cioè al di là della grandissima offerta statistica per il monitoraggio di sostenibilità e benessere a livello complessivo, anche come queste misure poi si riflettono nei conti nazionali. Chiaramente è una visione parziale, non è una visione esaustiva e non si ferma, non tutto deve passare sotto la lente nazionale, ma dei conti nazionali, ma è ovviamente fondamentale come queste misure verranno accolte. Ed è particolarmente rilevante perché siamo nel pieno della revisione dell'SNA. Il 2020, da questo punto di vista, è un anno chiave. A marzo del 2020 la Commissione Statistica delle Nazioni Unite, che ha il coordinamento della revisione dell'SNA, ha stabilito non soltanto l'anno in cui verrà pubblicato il nuovo SNA, il 2025, ma ha stabilito anche e rifinito un programma di lavoro che è molto interessante e sul quale tutti ci dovremmo impegnare, che prevede per la fine del 2020, ormai ci siamo, la produzione di guidance note da parte di tutti i team che sono stati individuati per affrontare i diversi temi all'ordine del giorno, e poi inizierà una fase molto importante che andrà dal 2021 al 2023, in cui diciamo la palla passa al sistema statistico europeo, per quanto riguarda l'Europa chiaramente, e quindi agli istituti di statistica per analizzare, vagliare, rettificare, proporre le modifiche che stanno in queste guidance note e anche validare la fattibilità delle ipotesi che sono messe in campo. E questa sarà una fase fondamentale anche di confronto con gli utilizzatori, con la società civile, per cercare tutti quanti insieme di intervenire in questo processo. Perché è così importante intervenire ora? Perché l'SNA, possiamo dire, è un treno che passa di rado. Cioè noi stiamo lavorando, stiamo facendo i conti nazionali con la versione dell'SNA 2008, che ha sostituito la precedente che era del 93, 15 anni, la prossima è il 2025, 17 anni. Questo
Questo vuol dire che dopo la pubblicazione ci sarà il tempo necessario per scrivere il SEC, che è il nostro manuale di riferimento europeo, totalmente allineato all'SNA, e quindi questo vorrà dire che le nuove definizioni entreranno nei conti nazionali nella revisione straordinaria coordinata a livello europeo del 2029, 9 anni. Ma non Cioè, solo. fondamentalmente, quando ormai l'Agenda 2030 sarà vicina alla sua, Esattamente. speriamo, attuazione. E speriamo che quindi non cambi decisamente o troppo, perché già rende obsolete le definizioni che sono state inserite. Ma c'è un aspetto ancora più preoccupante, se ci pensiamo, perché se i ritmi di modifica dell'SNA sono quelli attuali, c'è un'ipotesi di passare da un approccio Big Bang a un approccio invece di revisioni più frequenti. Ma se le cose rimangono così, significa che il prossimo SNA sarà nel 2042-2044. Quindi quello che noi decidiamo adesso nel 2020 impatterà sulla misurazione di questi fenomeni fino al 2045. Quindi stiamo parlando di 25 anni, è un qualcosa che vedranno le generazioni future. Quindi questo ha una rilevanza fondamentale intervenire ora in questo processo. E quali sono le modifiche fondamentali dell'SNA? Vado subito al punto. I temi che ricordavi tu sono ovviamente assolutamente nell'agenda. Sono state identificate tre macro aree: la globalizzazione, la digitalizzazione e benessere e sostenibilità. Le prime due, diciamo, sono fondamentali perché è necessario misurare i fenomeni nuovi. Nel caso della digitalizzazione, un fenomeno, possiamo dire, completamente nuovo rispetto al vecchio SNA. Nel caso della globalizzazione parzialmente nuovo, perché qualcosa era stato fatto nell'SNA 2008, ma in misura limitata, per esempio, era stato ben, diciamo, studiato tutte le problematiche relative alla frammentazione della produzione su scala globale. Però tutto quello che attiene al comportamento delle multinazionali assolutamente è da indagare. E questo, tra l'altro, ha un'area di sovrapposizione molto importante rispetto al nostro tema della sostenibilità e del benessere materiale delle famiglie, perché se pensiamo a una delle raccomandazioni principali del rapporto Stiglitz, non guardiamo il lato della produzione, guardiamo il reddito, guardiamo le famiglie, mettiamo le famiglie al centro, diventa fondamentale anche la misura del reddito nazionale, che può essere molto diversa dal PIL soltanto per fenomeni legati alla globalizzazione. Se vi ricordate il caso dell'Irlanda nel 2015, esplosione del PIL, reddito nazionale molto più basso per questo motivo. Quindi aree di sovrapposizione, però veniamo a quella che ci interessa, cioè benessere e sostenibilità. Quali sono le aree che saranno oggetto di approfondimento? Ne sono state identificate 5, spero di non sbagliarmi con il numero. La distribuzione del reddito, assolutamente. L'ambiente. I conti della sanità. Tutta la parte che riguarda formazione, lavoro e capitale umano. E importantissima l'attività non market delle famiglie, cioè l'attività non di mercato dei servizi prodotti dalle famiglie non a prezzi di mercato. Sono sicuramente aree molto diverse, aree molto complesse, per le quali gli interventi che andranno fatti anche saranno diversissimi, perché in alcuni casi, se pensiamo all'attività non market delle famiglie o al capitale, si va proprio nella direzione che ricordavi tu all'inizio, cioè quali sono i boundary che sono nell'SNA. Cioè, l'SNA definisce l'attività produttiva dandosi dei limiti, definisce gli asset, quindi gli input della produzione, dandosi dei limiti, e questi limiti, queste definizioni, in qualche modo orientano e disegnano un certo modo di descrivere l'economia. Quindi, quando si parla dell'attività non market delle famiglie, si va a studiare proprio questo passaggio, cioè allargare il boundary, perché nel momento, nello stato, nell'SNA attuale, questa attività di produzione non è contemplata. Così come per quanto riguarda il capitale, per esempio, non è contemplato il capitale umano, o Per capirci, addirittura. scusa se ti interrompo, aiutiamo anche i nostri ascoltatori. Vuol dire che tutto il lavoro di volontariato fatto per aiutare, per esempio, le persone anziane durante il lockdown per avere cibo, poiché è un lavoro di servizio e non di produzione di beni,
se non sbaglio, non è contato nel PIL. Assolutamente non è contato, ma come non è contato il servizio di assistenza svolto all'interno della famiglia. E questo sappiamo quanto è importante rispetto anche a una certa visione della sanità in termini generali, il famoso tema della long-term care. Così E come non è così contato. per il capitale umano, se io compro un computer per un'impresa, quello è un investimento e quindi fa crescere il PIL, se invece faccio formazione ai miei dipendenti, quello è un costo, riduce il valore aggiunto e dunque riduce il PIL. Esattamente, il capitale umano non è considerato un asset, quindi non è un bene, una riserva di valore che ha utilità ripetuta. E come sappiamo rispetto agli asset, diciamo, la storia dell'SMA e della revisione dell'SMA è stata lunghissima. Nelle tre versioni precedenti gli asset erano solo asset materiali. Nell'SNA 93 si è cominciato ad aprire e si sono cominciati a introdurre gli asset immateriali, cioè è stato considerato il software come un asset. Nel 2008 una fondamentale, la ricerca e sviluppo è entrata. Il capitale umano non c'è, anche per evidentissimi problemi di misurazione, perché il sistema SNA, che è un sistema integrato con delle regole molto molto strette e definite, definisce poi gli asset come l'attività. Il processo dell'attività di produzione, quindi andare a mettere tutta l'attività di produzione e di formazione come investimenti pone ovviamente degli enormi problemi di misurazione. Torniamo successivamente nel secondo giro, quindi veramente sono sfide molto grandi che non dipendono semplicemente dalla volontà dei contabili nazionali, ma anche dalla disponibilità dei fondi, stimare delle fonti, chiedo scusa, stimare il capitale umano, ad esempio, potrebbe richiedere un cambiamento significativo, così come le rilevazioni statistiche dovrebbero essere adattate. Per misurare altri aspetti. Ci torniamo appunto successivamente, darei la parola a questo punto a Stefano Laporta per capire invece come ISPRA sta cercando di contribuire a questo processo. Sei ancora in muto? Ecco. Proviamo un attimo. Perfetto. Allora ripeto, buongiorno a tutti, ringrazio l'Istat, il professor Giovannini per questo invito. Ma sono stati già preannunciati dei temi molto interessanti, per cui cercherò di essere molto breve in questo intervento, dando proprio un'informativa su quello che fa l'ISPRA e poi magari mi riservo in una seconda tornata di qualche minuto di poter dire qualcosa anche su quello che è stato detto. Intanto permettetemi anche in questa sede, perché siamo comunque all'interno di un evento organizzato da un ente pubblico di ricerca, di ricordare il presidente dell'INAF che è scomparso 2 giorni fa, il collega D'Amico che è scomparso improvvisamente, quindi approfitto anche di questa circostanza in questo momento in cui sono presidente anche della conferenza della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca per ricordarlo. Per testimoniare ancora il cordoglio di tutto il nostro mondo per questa perdita. Detto questo, sì, come ha detto il professor Giovannini, ISPRA è l'ente che si occupa di protezione e di ricerca ambientale, ma è anche autorità statistica nazionale e quindi in quanto autorità statistica nazionale, come altre e come soprattutto l'Istat, risponde alla domanda di informazione ambientale. Sia con i lavori presenti nel programma statistico nazionale, sono ben 26 nell'aggiornamento 21-22 del PSN che si riferisce a questo periodo di riferimento, sia con attività istituzionali di rilevanza statistica non inserite nel PSN. Noi abbiamo cercato in questi anni di intensificare la produzione di dati statistici, raccogliendo in maniera sempre più sistematica le informazioni sullo stato dell'ambiente che riguardano vari aspetti. Qualità delle aree, qualità delle acque, il tema dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, l'uso e consumo del suolo, ma anche altre, sia sulla loro evoluzione, anche in un concetto più integrato che quello appunto della sostenibilità. E questo poi ha dato luogo a varie iniziative, anche a vari documenti.
Abbiamo cercato intanto anche di dare un'informazione costante e corretta al cittadino di questo tipo di operazioni, perché una delle caratteristiche, a mio giudizio, del nostro lavoro, in particolare vista la rilevanza che stanno assumendo i dati statistici in questa fase, è proprio quello di tenere costantemente aggiornati i cittadini. Quindi c'è un tema di tempestività che è stato accennato al professor Giovannini all'inizio nell'introduzione di questo dibattito, che riprenderò successivamente. C'è un tema di essere costanti nell'informazione. Aggiungo che c'è anche un altro tema, che è quello di rendere comprensibili non solo al decisore pubblico, ma anche ai cittadini, le informazioni che diffondiamo. E questo, in una materia così particolare come quella statistica, spesso, o come quella ambientale, spesso può risultare non particolarmente agevole. Presuppone uno sforzo da parte dei colleghi che si occupano di questa materia, oltre che diciamo di quelli che si occupano della comunicazione, però io credo che questo sia un altro dei punti fondamentali se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, cioè coinvolgere sempre di più, informare sempre di più i cittadini. E per farlo dobbiamo essere tempestivi, ma anche molto trasparenti, molto continui, costanti nell'informazione, anche molto semplici e chiari. Abbiamo seguito sin dalla prima ora, da fine 2013, l'iter che ha portato all'individuazione degli SDGs, così cari al nostro moderatore e a tutti noi. Abbiamo partecipato al tavolo di lavoro interistituzionale, c'erano i colleghi del Ministero dell'Ambiente, degli Esteri, dell'Economia e Finanza, oltre a Istat e Ispra, finalizzato alla selezione di un core set minimo di indicatori per attuare la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Io spero di avere la possibilità di ritornare anche su questo tema della misurabilità delle politiche di sostenibilità. Questo è un tema sul quale sia il professor Giovannini in maniera molto più autorevole, sia io in maniera meno autorevole, ma penso altrettanto costante, insistiamo molto anche nelle sedi istituzionali, perché poi abbiamo bisogno che tutto questo abbia anche un'evidenza molto semplice, se volete, proprio disponibile poi a tutti, altrimenti rischia di diventare un lavoro scientifico molto importante, ma poco utilizzabile, poco fruibile. E poi contribuiamo alla cabina di regia Benessere Italia, anche in chiave di selezione di indicatori finalizzati appunto alla sostenibilità e al benessere. Spendo ancora due parole per quello che fa ISPRA in termini di processi di elaborazione e diffusione di indicatori di sostenibilità. Questa è una scelta che abbiamo fatto sin dal 2016, quando io ero direttore generale dell'istituto, proprio perché ero consapevole, o mi sono reso consapevole, ho acquisito consapevolezza dell'importanza di questo tipo di lavoro all'interno dell'istituto, e quindi abbiamo cominciato a dare una visibilità maggiore agli indicatori dell'annuario, a quelli proprio funzionali al monitoraggio degli obiettivi sostenibili, inserendoli proprio in un'apposita sezione dell'annuario stesso. E poi nell'ambito del progetto dell'Istituto sulle statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020, che sono il progetto che è stato realizzato a valere sul PON governance e capacità istituzionale, abbiamo proprio cercato di sperimentare e popolare nuovi indicatori di sostenibilità di rilevanza ambientale in linea con le indicazioni metodologiche delle Nazioni Unite. Questo perché, diciamo, anche nella complessa dinamica delle politiche di benessere, degli indicatori sul benessere che erano stati elaborati qualche anno fa, riteniamo che il tema dell'ambiente possa essere in qualche modo sviluppato e dimensionato in linea con quelle che sono poi anche le nuove politiche. Mi riferisco in particolare al Green New Deal e alle politiche che il governo e il Parlamento italiano stanno portando avanti. Io diciamo lancio quattro spunti di riflessione veramente e chiudo partendo dal titolo, diciamo, del festival e del confronto odierno, sul tema proprio della misurazione e anche dell'aumento dell'offerta di informazione statistica, che però diventa aumento dell'informazione ambientale, che ovviamente devono andare in qualche modo, secondo me, di pari passo. Quindi l'impegno dell'Istituto sarà quello di incrementare e ampliare i monitoraggi ambientali, anche in relazione alle nuove esigenze normative e ai nuovi programmi europei e nazionali, proprio per poter essere utili al decisore per individuare le misure per la ripartenza, indirizzare, per quanto ci riguarda, poi la produzione di statistiche verso un approccio integrato, ecco, magari questo è un concetto sul quale potremmo tornare anche dopo, e
ultimo aspetto che vorrei trattare, ma non ultimo, la necessità anche di incrementare attraverso la produzione di statistiche in un approccio integrato anche le sinergie, non solo tra i produttori di informazioni e statistiche ufficiali, ma anche tra noi addetti alla ricerca in Italia, proprio per fornire idee, soluzioni e proposte scientificamente solide. Ultimo, proprio accenno alla tempestività. Questo è un tema sul quale abbiamo fatto uno sforzo, lo ha ricordato prima il professor Giovannini. C'è questo, diciamo, dilemma che io da qualche anno ormai cerco di affrontare tra i nostri colleghi, i miei colleghi degli enti di ricerca, che ovviamente dicono che il tempo è necessario per poter validare scientificamente alcune informazioni, e le necessità invece del cittadino di essere informato da un lato, ma anche del decisore politico di avere questi dati in maniera più rapida, perché ovviamente se io presento un annuario di dati ambientali, edizione 2020, con dati che si riferiscono al 2018 o al 2019, capiamo tutti che si tratta di un'operazione sicuramente importante scientificamente, ma della cui utilità forse possiamo avere qualche dubbio. Ecco, mi fermo qui per ora, ringraziandovi ancora per l'invito. Grazie, è importante questa sottolineatura finale perché il trade-off, l'alternativa tra tempestività e precisione e accuratezza è ben noto a tutti gli statistici, soprattutto a chi produce dati ufficiali. D'altra parte, ricordo anni fa quando andammo a visitare insieme al direttore di Eurostat e a contabili nazionali di altri paesi europei, gli Stati Uniti, che all'epoca avevano già fissato i cosiddetti Principal Economic Indicators e con un voto del Parlamento si era detto per questa lista, erano una ventina se ricordo bene, i dati vanno prodotti entro tot giorni, punto. Anche l'Europa fa questa discussione, ma è una discussione spesso guidata dagli stessi statistici più che dalla politica. Ecco, io credo che con il piano nazionale di ripresa e resilienza con la necessità di monitorare quello che avviene a seguito dell'uso di questi fondi, ci sarà una spinta fortissima ad accelerare la disponibilità tempestiva dei dati e quindi ci sarà una pressione sugli statistici ufficiali. Ed è qui dove i metodologi possono anche dare un contributo molto importante. Quindi do subito la parola a Daniela Cocchi. Molte grazie. Io ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l'invito e sono veramente contentissima della collaborazione tra il Festival della Statistica e il Festival dello Sviluppo Sostenibile, perché gli argomenti legati alla sostenibilità e alle politiche sono, come ho potuto felicemente sentire, come tutti noi abbiamo potuto sentire, sono corroborati dalla statistica e lo si è capito benissimo negli interventi precedenti. I panelisti che mi hanno preceduto hanno offerto veramente dei punti di vista formidabili come osservatori privilegiati e molto influenti. Il mio intervento non può che focalizzarsi sul contributo che può venire dall'università sul tema della sostenibilità e, poiché io in realtà non rappresento che me stessa, accennerò anche a qualche esperienza personale. L'università sicuramente può essere molto attiva per la misura della sostenibilità, ma di fatto non sempre riceve un mandato, un incarico preciso, e spesso il contributo dei professori universitari e dei metodologi è quello di essere guidati dalla curiosità scientifica, soprattutto, piuttosto che da un mandato di tipo istituzionale. Però è vero che coloro che lavorano nelle università hanno veramente la possibilità di promuovere il lavoro di una categoria speciale e fondamentale per la partenza e la ripartenza, che sono gli studenti, ad esempio seguendo la loro tesi di laurea. E in questa prospettiva l'attività di università è per definizione riconducibile al tema della ripartenza e si accompagna alla possibilità di favorire il cambiamento delle politiche. È vero anche che la sfida è quella: non dobbiamo essere rallentanti, perché a volte il metodologo è una briciola nell'ingranaggio che ritarda, facilita e non facilita, e piuttosto
ostacola la tempestività dei risultati perché ha queste stranissime manie della precisione che diventano irritanti per certi versi, per cui a volte il metodologo è fastidioso dal punto di vista della produzione del dato. Il fatto però che siamo tutti qui riuniti mi fa sperare positivamente, anche perché, ripeto, ci sono soggetti che hanno veramente una seniority maggiore, che sono i metodologi più esperti, che possono essere coloro che aiutano all'investimento nei giovani, soprattutto con questi lavori che sono veramente a costo zero, perché tutte le persone si possono laureare, si devono laureare e anche il piccolo fallimento nel loro percorso può essere di aiuto. Soltanto la tesi di laurea è qualcosa che permette di valorizzare l'insuccesso. Tante altre attività hanno bisogno di un successo. Il lavoro dello studente che deve lavorare al proprio fine carriera è l'unica possibilità di poter vivere l'insuccesso stesso. E quindi è insuccesso costruttivo naturalmente, e su questo noi veramente abbiamo sempre investito. C'è il discorso della sostenibilità, è l'insieme degli SDG. Abbiamo detto che questo insieme degli SDG ha a che fare veramente con una sfida a livello mondiale, perché costituisce un contesto formidabile per proporre un orientamento comune, e questo ambito mondiale può essere, deve essere, viene declinato in modo con delle enfasi diverse nei vari paesi. E c'è però la cosa importante, è che è una cosa rallentante, come ha detto il primo collega che ha parlato, quello che ha parlato delle difficoltà, stabilirsi delle definizioni delle SNA, sono delle attività che prendono molto tempo e il costruire delle basi comuni per poter compiere dei raffronti internazionali e per rendere congiuntamente fruibili degli obiettivi comuni è qualcosa che prende maledizione, un sacco di tempo, anche se nell'espressione stessa SDG c'è questo termine goal, obiettivo, che vuol dire c'è dinamismo, c'è un percorso che può essere monitorato dove vogliamo, sia dal punto di vista della ripartenza oppure facendo attenzione ad un tratto intermedio. Che cosa fanno le università con gli SDG? Beh, io parlo dell'esperienza della mia università, non è la sola università che per tutti i corsi che vengono definiti, si chiede, vengono impartiti, si chiede ai titolari di segnalare, se è il caso, a quali obiettivi corrispondono i diversi insegnamenti. Posso anche dire un mini dettaglio. C'è un'istituzione, l'Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Bologna, che proprio nel dicembre 2019 ha, ad esempio, analizzato l'evoluzione dei sistemi educativi di quattro paesi africani, il Ghana, Sudafrica, la Tunisia, l'Etiopia. E l'obiettivo era ovviamente la quality education, e giovani studiosi provenienti da questi paesi hanno sviluppato un esame critico per approfondire come i governi abbiano scelto di lavorare sui temi importanti, quali risultati abbiano ottenuto, che lezioni siano state estratte, come gli stakeholder influiscono e interagiscono con questi risultati. Qual è stata in tutto questo la mia esperienza? La mia esperienza è stato un lungo percorso di esperienze in statistica, soprattutto in statistica ambientale, anche dal punto di vista istituzionale, e ricordo a tutti noi che le società scientifiche di statistica internazionale e nazionali hanno sempre istituito, di recente, sezioni ambientali. L'International Statistical Institute ha una sezione ambientale, una società scientifica legata a temi ambientali. La Società Italiana di Statistica ha un gruppo di ricerca per le applicazioni della statistica a problemi ambientali. Perché? Perché c'è un'idea di dare forza a questi aspetti statistici connessi a discipline, e su questo io insisterò sempre, il collega di Ispra penso che sarà molto d'accordo. Bisogna dare forza a degli aspetti statistici connessi a discipline che tradizionalmente non sono così tanto legate ad aspetti economici e sociali. Il primo tramite è stato l'inquinamento, soprattutto l'inquinamento atmosferico, ma c'è questo fatto che ci sono discipline che usano numeri che non sono dati statistici.
E queste discipline, faccio degli esempi, la medicina, la geologia, la biologia, la fisica, la chimica, le cosiddette scienze dure, hanno veramente bisogno della nostra collaborazione. E un esempio di questi legami è stato, ad esempio, un progetto che ho avuto il piacere e l'onore di seguire molto da vicino, che si chiamava, guarda un po', Processi ambientali, attività umane, catturare le loro interazioni via metodi statistici, per esempio. E la Io scusa statistica. Daniela, se arrivi alla conclusione così abbiamo tempo per fare il secondo Fantastico. giro. Allora, guardate, vi posso dire una cosa. Io ho notato tre aspetti. Un aspetto è, nonostante la pletora di dati che esistano, in realtà è molto difficile, come avete detto prima, procurarsi dati sui temi più importanti legati alle SDG. E ho potuto seguire da vicino l'esempio della Lega delle Cooperative di Bologna, che era convinta di poter trarre le informazioni necessarie per perseguire degli obiettivi di qualche interesse tramite le imprese associate. Dal punto di vista statistico, popolazione piccolissima, motivata, si fa un questionario, si decide di utilizzare le informazioni che questi forniscono con grande facilità. Le imprese associate hanno teso a non rispondere e il lavoro del ricercatore interessato si è trasformato in un'analisi sui dati mancanti, perché le difficoltà ci sono e sono fondamentali. Sui sottoinsiemi territoriali che sono emersi in tutte le vostre discussioni, vorrei dire che è chiaro che l'Italia è un paese molto differenziato, per cui vale la pena di predisporre delle analisi separate rispetto a territori diversi. Ma come consideriamo il territorio? Scusami Daniela, veramente ti chiedo di chiudere. Il territorio come lo consideriamo? In base a delle definizioni consolidate, e quindi tipo le divisioni comunali, regionali, condizionalmente alle quali proponiamo qualcosa, e lì conosco e vi posso annunciare degli sviluppi interessanti basati sulle distanze tra manifestazioni di fenomeni di tipo ambientale, oppure proponiamo delle innovazioni, ma le innovazioni purtroppo si può essere basate solo su delle definizioni non consolidate, che vanno benissimo come spunti di ricerca, ma che fanno molta più difficoltà a essere universalmente accettati ed essere dei veri temi di confronto. Sono delle sfide che valgono a livello locale. Quindi io vorrei concludere dicendo, ho ravvisato in tante piccole analisi che ho fatto la difficoltà di doverci basare su delle definizioni che devono essere accettate e consolidate nel tempo, come le definizioni nazionali, le definizioni dei comuni, le definizioni delle regioni, che qualcuno vorrebbe superare tramite un'attività di ricerca, ma è un po' difficile. Grazie. Torniamo a questo punto a parlare effettivamente della questione delle definizioni che, come Ludovico Bracci ci ricordava, poi valgono per periodi molto lunghi. E quindi gli chiederei di completare un po' il suo discorso rispetto a Istat e se ha qualche proposta per migliorare la situazione, magari mobilitando proprio ancora di più l'impegno dei ricercatori, ma anche dei cittadini. Si parla molto anche di dati raccolti dal basso. Ludovico. Grazie Enrico. Effettivamente questi problemi di misurazione sono fondamentali. Io volevo aggiungere un punto che secondo me qualifica meglio anche il discorso che stavo facendo prima rispetto alla revisione dell'SNA, anche forse per non dare un'immagine troppo ottimistica. Cerco di spiegarmi meglio. Tutti questi temi che ho elencato prima, della benessere e sostenibilità, entreranno probabilmente nelle nuove definizioni, ma è molto probabile che non entrino nel core dei conti nazionali, entreranno in maniera integrata, con moduli estesi. Non si parlerà più di conti statali, si parlerà di moduli estesi, perché c'è comunque un punto che non va mai scordato e che secondo me spiega anche a volte la ritrosia
da parte della statistica ufficiale dei contabili nazionali a gettare il cuore oltre l'ostacolo, diciamo, che è quella della solidità del dato. Faceva riferimento anche Stefano Laporta prima. È importantissimo avere dati tempestivi, ma quanto sono validi questi dati? Cioè, il trade-off è evidente. Allora, nel caso delle nuove, dell'estensione di queste dimensioni del nuovo SNA, quello che sta emergendo è sicuramente avere un approccio integrato, ma per esempio nei principi che sono stabiliti in queste guidance note è scritto chiaramente che non devono toccare le misure chiave per il monitoraggio delle politiche fiscali e monetarie del ciclo economico, perché una della forza anche dei conti nazionali di tutto il mondo e del fatto di riferirsi a un unico standard è quello della confrontabilità dei dati. Se i dati diventano non confrontabili perché entrano all'interno misure troppo basate su imputazioni, e l'esempio che facevamo prima sulla interessantissima sull'attività non market delle famiglie, purtroppo è ovviamente, essendo un servizio non osservato, non di mercato, ha bisogno di imputazioni, quindi c'è bisogno delle indagini sull'uso del tempo. Ma quando si imputa, chiaramente si può imputare in modo diverso tra istituti di statistica diversi e quindi arrivare a misure differenti. Teniamo conto che i conti nazionali, oltre ad avere una valenza importantissima a livello scientifico e di analisi, hanno anche una valenza amministrativa. Per dire, noi con il reddito nazionale è base imponibile per pagare le risorse all'Unione Europea. Il valore aggiunto regionale serve a distribuire i fondi strutturali. Il PIL è nel denominatore dei parametri di Maastricht. Quindi bisogna stare molto attenti anche nella misurazione e nei modi e negli ambiti in cui si misura. Io penso che quello che deve essere fatto, e tutti dobbiamo spingerci in questa direzione, è affinché si vada in questa direzione, cioè di avere dei moduli estesi che permettono di affiancare contestualmente le misure ufficiali, per come le intendiamo ora, con misure più allargate. Quindi stimo il PIL in un certo modo, ma stimo anche un PIL allargato per tenere conto della attività non market, e lo stesso può essere fatto in altri ambiti, come nell'ambito della formazione del capitale, del capitale umano e di altri settori. E sulla tempestività, se posso un flash, assolutamente vero che sono stati fatti dei passi avanti giganteschi, però pure lì siamo sicuri che tutte le informazioni devono essere così tempestive? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Sono stati fatti dei passi avanti incredibili, perché prima il PIL si dava a 90 giorni, adesso lo diamo, la stima anticipata è passata a 60, 45, ora siamo a 30 giorni. I conti completi per il settore istituzionale, che sono uno degli elementi chiave per capire il benessere delle famiglie, che non è soltanto quindi la misura dell'attività produttiva, adesso vengono prodotti a 90 giorni. È una misura molto molto importante, tra l'altro coordinata con la Banca Centrale Europea per il monitoraggio della politica monetaria. È utile andare oltre, forzare oltre. È vero che con la modellistica si fa tanto, però poi si paga in termini di revisione dei dati. Io ti ringrazio di questa osservazione. Io ho una impostazione, diciamo, forse più coraggiosa, forse perché il mio primo mestiere è stato fare i conti trimestrali economici e quindi stimare trimestralmente il PIL ormai tanti anni fa, e ho detto sempre che uno, dopo aver fatto la stima trimestrale del PIL, può fare la stima trimestrale di qualsiasi cosa. Naturalmente bisogna essere seri, però vorrei ricordare che la grande rapidità con cui si producono le statistiche economiche e la relativa lentezza con cui si producono le statistiche sociali e ambientali genera una distorsione cognitiva, un bias in cui tutti siamo convinti che l'economia venga prima delle altre discipline e dunque guidi, debba guidare le nostre decisioni. Lo dico perché abbiamo visto, e in riferimento all'esperienza americana che vi dicevo prima, pesò moltissimo, perché quella visita servì proprio a dire che l'Europa non poteva produrre i dati dopo gli Stati Uniti, perché questo dava l'impressione che gli Stati Uniti guidassero il destino del mondo attraverso il ciclo economico che sembrava partire sempre dagli Stati Uniti, benché l'Europa, in termini quantitativi, sia un'area economica molto più grande.
Do la parola a questo punto a Stefano Laporta per il suo secondo intervento e poi Daniele, e poi dovremo concludere. Di nuovo il microfono, per favore. Ok, adesso penso, spero sì, mi sentiate. Bene. Ok, dico, sarò brevissimo perché molte cose sono state già dette. Io credo che intanto il tema dell'informazione continua sia decisivo, perché lo dico in maniera, anche per la mia esperienza, è un'informazione continua tra noi enti di ricerca e i cittadini che crea poi quel legame di fiducia tra cittadino e istituzioni, altrimenti non possiamo pensare, se comunichiamo ogni tanto sporadicamente o in emergenza, di poter essere credibili solo per l'autorevolezza delle informazioni che diamo e per la validità scientifica dei dati. Quindi intanto io credo che vada affrontato anche questo tema che si riferisce anche ai dati statistici. Poi sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi prima, probabilmente non è necessario dare tutte le informazioni in maniera, diciamo, tempestiva e rapida, però se noi vogliamo superare quel gap anche temporale a cui il professor Giovannini faceva riferimento e che secondo me diventa una condizione ineludibile se vogliamo andare verso diciamo, la sostenibilità intesa come concetto generale e fondante della ripresa del paese, noi questo gap lo dobbiamo superare, allora bisognerà lavorare per integrare da un lato questi dati e renderli più completi possibili, ma anche per trovare delle soluzioni che in maniera forse non completa, ma sulla base di alcuni parametri, rendano tempestiva l'informazione. Noi abbiamo, secondo me, in questa fase il dovere anche di supportare il paese in questa delicatissima situazione, nella fase ancora più delicata della ripresa, proprio fornendo alcuni dati, indicatori che consentono di misurare preventivamente anche le politiche che saranno messe in campo e già in fase prognostica, scusate, non sono uno statistico né un medico, uso un termine che spero però renda chiaro il concetto, che possano consentire già a livello preventivo di misurare in qualche modo i risultati attesi, fermo restando poi tutte le analisi più complete che dovremo fare o potremo fare secondo i nostri tempi. Ecco, su questo io credo che vada la pena scommettere, vada la pena investire, anche in termini di, come dire, scommessa da parte di tutti i colleghi ricercatori e scienziati. Questo vuol dire appunto sviluppare modelli, non soltanto dati. Esatto. Modelli per simulare politiche, per fare previsioni, e questo è un passo su cui decisamente la politica dovrebbe investire. Esatto, realizzando proprio quelle analisi integrate, altrimenti rischiamo che, diciamo, ancora una volta tutta una serie di iniziative che si stanno sviluppando rischiano di restare solo a livello di buone e lodevoli intenzioni. Quindi questo è, io credo, l'impegno e anche l'augurio che da questa sessione io posso rivolgere anche, diciamo, nella mia attuale funzione di presidente, ripeto, della consulta dei presidenti degli enti di ricerca. Noi ne parleremo di questo tema nelle prossime riunioni, peraltro, e chiudo veramente, credo che sia significativo il fatto che la consulta dei presidenti abbia elaborato qualche settimana fa un documento proprio sulla sostenibilità, sottoscritto da tutti gli enti di ricerca, che ne indica in qualche modo l'importanza e che delinea anche l'importanza dei dati statistici e di quello che abbiamo detto oggi per lo sviluppo futuro del Paese. Grazie ancora. Grazie mille. Daniela, a te l'ultimo intervento. Benissimo. Allora, ho apprezzato moltissimo la introduzione della parola modelli, che si lega alle altre due parole, curiosità scientifica e tempestività. Quasi come se questo tipo di attività potesse essere più legata ad una fase, diciamo, di sperimentazione, mentre l'altro importantissimo argomento, che è quello della confrontabilità, è legato a dei tempi diversi. E quindi mi veniva quasi da proporre o da suggerire una considerazione finale che relegasse la confrontabilità a dei tempi un pochino più allentati, e invece una tempestività, curiosità scientifica, costruzione di modelli, tentativi e prove, senza l'ambizione di portare subito ed immediatamente alla confrontabilità, ma essere il volano che porta poi anche degli sviluppi di qualche interesse.
Grazie. Io su l'università, visto che c'è la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che ormai definisce quasi 50-80 atenei, forse potrebbe essere utile lanciare in quell'ambito una sorta di portale delle tesi o delle ricerche proprio sul tema della ricerca statistica sulla sostenibilità. Può essere un'idea che possiamo lanciare prossimamente. Io vi ringrazio moltissimo per i vostri interventi, ringrazio naturalmente gli organizzatori del Festival della Statistica per aver dedicato una sessione a questo tema, sessione che è svolta in collaborazione con l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e il Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, che inizia il 22 settembre fino all'8 ottobre. Chi volesse saperne di più può visitare il sito festivalsviluppostenibile.it. Sono quasi 500 eventi in cartellone e questo appunto era uno di questi. Io vi ringrazio tantissimo e naturalmente vi invito a seguire gli altri eventi del Festival della Statistica. Buona giornata a tutti.